giorno speciale proclamato dal preposito generale per tutta la congregazione Cavanis. Prima di tutto ha come obiettivo invitare i religiosi a vivere intensamente e ringraziando il Signore per il dono della vocazione che hanno ricevuto. E da questa testimonianza di vita, di vocazione vissuta con entusiasmo, nasceranno altre vocazioni anche per la nostra congregazione. E allora l'anno non è solo per i religiosi, ma è anche per i laici e per tutto il popolo di Dio. È un anno vocazionale che continua dentro della Chiesa dove noi stiamo operando l'anno sacerdotale che aveva proclamato il Papa Benedetto XVI. Riconoscere il valore di una vocazione che è dono di Dio e allo stesso tempo impegnarsi per chiedere al padrone della messa che invia operai nella sua messe e chiedere anche il dono di vocazioni per tutta la Chiesa. Sarà un anno particolare dove cercheremo attraverso varie iniziative ricordare questo fondamentale mandato che abbiamo ricevuto dal Signore di pregare il padrone della messa e quindi pregare noi e far pregare anche gli altri, e poi avremo diverse iniziative che attingeranno particolarmente gli adolescenti e i giovani per aiutare adolescenti e giovani a scoprire la loro vera vocazione, perché se scoprono la vocazione possono realizzare la loro vita. Ecco, io mi auguro che questo anno vocazionale, oltre a diffondere, diria, una cultura vocazionale, a diffondere la conoscenza e l'amore verso i nostri fondatori, Padre Antonio e Padre Marco Cavanis, che hanno dato la loro vita a favore dei giovani, sia anche un momento di grazia per la nostra congregazione. Molte vocazioni possono sorgere per seguire gli esempi di Antonio e Marco Cavanis e dedicare la loro vita a favore dell'educazione e a favore dei giovani. Invito particolarmente i laici a collaborare con noi, i laici a vivere bene la loro vocazione laicale e allo stesso tempo invitare i giovani a comprendere che la vita è una missione. Ogni vocazione è per una missione. Ecco, la missione è comune a tutti, quella di rivelare l'amore di Dio agli altri. Ma noi come religiosi, nella vocazione religiosa e sacerdotale, siamo chiamati a rivelare questo amore di Dio, particolarmente come Cavanis, ai piccoli, ai ragazzi e ai giovani, per aiutarli a diventare loro stessi dono. Questo dono che hanno ricevuto, dopo lo daranno. Come Cristo che si è fatto dono per tutti noi, anche noi vogliamo farci dono per gli altri, perché molti altri si facciano dono ai fratelli.